Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo la vittoria di misura per 2-1 contro il Cagliari, vittoria convincente sia sul piano tecnico che su quello tattico, gli uomini di Conte affronteranno domenica sera alle ore 20:45 il Napoli di Gattuso. Sarà una trasferta molto insidiosa, con un Napoli agguerrito che cercherà di ottenere più punti possibili fino alla fine del campionato per provare a rientrare nelle prime quattro. Analizzeremo le due fasi fatte nelle ultime partite dai partenopei per individuare quelle situazioni che possano favorire il nostro sistema di gioco. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Parliamo dell'ultima sfida vinta dal Napoli per 2-0 contro la Sampdoria. Su gol di Fabian Ruiz possiamo notare un fraseggio di prima tra dei partenopei con Fabian Ruiz che serve Osimhen, che a sua volta di tacco serve Demme e si muove al limite dell'area di rigore. Riceve il passaggio da Demme e con un tiro a fil di palo batte Audero. Questa situazione sono due errori da parte dei doriani. Il primo è non chiudere la possibilità di passaggio verso Fabian Ruiz e la seconda è non accorciare le linee tra centrocampo e difesa per eliminare lo spazio di fraseggio ai giocatori partenopei. Il gol del 2-0 segnato da Osimhen mette in evidenza tutte le caratteristiche del nigeriano. In questa azione possiamo notare come Mertens trova un ottimo corridoio per lo scatto di Osimhen, che prende palla, arriva davanti ad Audero e segna per il gol del 2-0. Qui, in questa situazione, possiamo notare come è una classica azione da ripartenza e una di queste verticalizzazioni potrebbero fare molto male alla nostra difesa perché i nostri difensori non sono molto veloci. Quindi io in questa partita mi aspetto magari uno degli esterni che giochi più basso proprio per contrastare queste azioni. Nella sfida persa contro la Juventus per 2-1, sul gol dell'1-0 c'è un'ottima azione di Chiesa sulla fascia destra, marcato sia da Isai che da Insigne. Il giocatore italiano li salta entrambi, entra in area di rigore e trova un cross teso sul primo palo dove Cristiano Ronaldo si libera dalla marcatura e batte Ospina. La fascia sinistra del Napoli è quella più veloce, ma fa molta fatica a contrastare i giocatori di livello tecnico e veloci, quindi mi aspetto delle ottime azioni da parte di Hakimi e Lukaku che potrebbero essere determinanti. Sul gol del 2-0 siglato da Dybala possiamo notare come il Napoli si abbassa e porta i due mediani al limite dell'area di rigore, lasciando lo spazio a Bentancur di stoppare il pallone ed avere tutto il tempo per decidere la giocata. Bentancur serve Dybala al limite dell'area di rigore che con un tiro a giro batte Ospina per il gol del 2-0. Qui possiamo notare come i trequartisti napoletani concentrano la loro marcatura sulle fasce, lasciando così lo spazio agli avversari per vie centrali per poter avere tutto il tempo di decidere la giocata. Il gol del 2-1 di Insigne arriva su calcio di rigore per un fallo di Chiellini su Osimhen. In questa occasione possiamo notare come il Napoli decide di portare 9 uomini all'interno della tre quarti bianconera per tentare il tutto per tutto. Questa è una situazione che ricorda la partita d'andata, quando i partenopei cercarono di chiuderci nella nostra tre quarti. Sarà molto importante cercare di sfruttare tutte le occasioni per evitare l'assalto finale dei partenopei. Nella sfida contro il Crotone, vinta per 4-3, possiamo notare una delle azioni più cercate e riuscite dagli uomini di Gattuso, con Di Lorenzo che scatta sulla fascia destra e riesce a servire a rimorchio l'arrivo di Insigne che dalla tre quarti prova la conclusione per il gol dell'1-0. Questa azione permette al Napoli di far abbassare i difensori avversari all'interno dell'area di rigore e lasciare lo spazio al limite dell'area di rigore per provare la conclusione. Il gol del 3-3 siglato da Messias che approfitta di un evidente errore di Maximovic e mette in mostra il limite della difesa partenopea quando attaccata in velocità. Messias qui ruba palla a Maximovic, si invola in area di rigore e a tu per tu con Ospina segna il gol del momentaneo 3-3. In questo caso la difesa partenopea era schierata, ma il pressing alto degli uomini di Cosmi non hanno lasciato quella tranquillità di cui ha bisogno la difesa partenopea per poter impostare. Il 4-3 finale è siglato da Di Lorenzo, con discesa sulla fascia destra, accentramento e tiro sul secondo palo. Questo dimostra la pericolosità dell'intero reparto partenopeo, con i difensori del Crotone che non riescono a chiudergli lo specchio della porta, con Di Lorenzo che riesce a trovare un ottimo corridoio per il gol del 4-3.
possiamo dividere il Napoli in due tronchi. L'attacco a tratti devastante e con il recupero di Mertens ed Osimhen potrebbero riuscire davvero a raggiungere l'obiettivo quarto posto. L'altro lato della medaglia però è caratterizzato da una difesa molto lenta che fa fatica a mantenere le marcature. Quindi quali sono i punti di forza del Napoli? È una squadra che attacca molto sulle fasce e ha i trequartisti esterni che spesso si accentrano per trovare la conclusione. Ha giocatori in rosa come Insigne e Mertens molto abili nel calciare le punizioni dal limite dell'area di rigore ed è una delle squadre con il possesso palla più alto nella nostra Serie A e riescono a saltare il pressing avversario con delle giocate di prima. Quali sono invece i punti deboli del Napoli? L'altezza media dei giocatori rosa li penalizza sui duelli aerei, l'assenza di un difensore come Koulibaly abbassa di molto l'efficacia difensiva del Napoli e fanno molta fatica contro i giocatori veloci. Credo che Conte preparerà la partita cercando di sfruttare le ripartenze. Il recupero di Barella è fondamentale perché darà quell'aggressività necessaria contro giocatori di livello come Fabian Ruiz e Zielinski, che è ancora in dubbio per la partita di domenica sera. Sarà fondamentale mantenere le linee molto corte tra difesa e centrocampo proprio per non dare lo spazio alla conclusione dei trequartisti partenopei da fuori area. Non mi sorprenderebbe vedere Darmian a sinistra titolare proprio per limitare maggiormente il lato su cui agisce Osimhen. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita, lasciate un like se il video è stato di vostro gradimento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Io vi do appuntamento al video post partita di domenica sera e alla live reaction del giorno dopo. Un saluto da Umberto, l'interista forever. Amala.